Le immagini registrate nel lontano 1992 ci portano in uno dei borghi più suggestivi e storici della Valtrebbia, ovvero Confiente. Questa località era un'antica cella monastica di San Colombano di Bobbio ed era già nominata nel X secolo. Il toponimo deriva dal latino ad confluentiam, ovvero alla confluenza del torrente Abeto con il fiume Trebbia. I terreni che qui possedeva il monastero di Bobbio erano stati donati dal marchese Aubert de Abbat. Sul principio del scorso secolo, quando venne abbandonata la sede di Brugnello, Confiente divenne la sede del comune di Corte Brugnatella. Confiente è citato in diverse notazioni lungo i secoli, ma è curioso una cronaca del 1751 di un cartografo, ovvero di Matteo Vinzoni, che era un ingegnere cartografo che aveva ricevuto l'incarico di trovare una via che potesse collegare Genova e la pianura, attraversando i monti e schivando il Bobbiese. In queste note che lui aveva trascritto si ricorda il tentativo di passaggio del guado sul torrente Abeto in quel inverno del 1751. Ed è curioso, dalle note che Roberto Guarneri ha trovato e poi ha trascritto nel libro, dovendo schivare a Levante il Bobbiese passando per Ozzola, troviamo che essere traghettatori a spalla era motivo d'orgoglio per le persone di Confiente, Cerignale e Sanguinetto, vanto per il valore e la prestanza fisica e opportunità di guadagnare qualcosa. Bisognava essere robusti e abili nell'usare vari tipi e misure di sgarampi, ovvero trampoli, secondo le condizioni del Trebbia e dell'Abeto. I viaggiatori, come pure le viaggiatrici, venivano issati a cavallina sulle spalle e così si attraversavano i fiumi e, con qualche apprensione e brivido di schiena, per i preoccupanti trasportandi. Uno degli ultimi traghettatori, tra i più quotati, che si ricordi ancora attivo sino ai primi anni 50 dello scorso secolo, è stato lo zio Milai, ovvero Emilio Mozzi di Confiente, fisico non solo robustoso, perché portare a spalla le brente era cosa ordinaria e caricarsi di un recalcitrante vitello da Confiente a Ballerini fu appena un fatto insolito ma non straordinario, ma persone di grande e libero e indomito spirito, uomo deciso, sprezzante, fiero e intimorato. Il confine segnato dall'Aveto, che tuttora divide il comune di Corte Brugnatella da quello di Cerignale, è uno dei più antichi e stabili. Secondo la ricostruzione fatta da Michele Tosi, i lati e l'angolo Trebbia-Aveto segnavano il confine tra i municipi romani di Libarna, ovvero l'attuale Arquata Scrivia, e quello di Velleia, e precisamente tra i Pagi, Moninas e Bagennus. Per il confine che col Vinzoni è stato idealmente valicato,
c'è un'osservazione di Tosi, che suona ad ammonimento e a spiegazione. I confini e le strade sono beni che appartengono alla comunità e lungo i secoli c'è sempre stato qualcuno che li ha difesi e percorsi con l'inconfessabile presagio di doverli tramandare ai propri discendenti. Altri dati storici li troviamo su un'antica monografia del 1921 su Corte Brugnatella. Da qui apprendiamo che Confiente era parte della parrocchia di Brugnello, ovvero la parrocchia di Brugnello è tutta volta d'Oriente e comprende Carana, Pietranera, Brugnello, Bernazzani, Ballerini, Poggiovilleri, Villeri, Moglia, Ormetto la Costa, Cornareto, Marsaglia e Confiente. Marsaglia in quegli anni era raddoppiata per i nuovi fabbricati costruiti sulla strada nazionale che costituiscono, si disse, una Marsaglia nuova in confronto della Marsaglia vecchia posta ai piedi del monte che sale a Metteglia. Il capoluogo del comune, si apprende, è Confiente, situato sotto la strada nazionale, non molto lontana dal punto dove l'Aveto, massimo tributario del fiume Trebbia, sbocca in esso. Con esso confluisce donde il nome Confluente, convertito poscia per legge fonetica in Confiente, si apprende. Infatti l'autore dice che il latino FL si converte in italiano con FI, allo stesso modo in PL in P, cioè planta, pianta. Apprendiamo anche che ai tempi a Confiente risiedeva l'ufficio comunale e l'ufficio postale, il quale non veniva segnalato nel telegrafo né il telefono. Si dice che poiché tale frazione sarebbe come posta in un angolo del comune e non sarebbe quindi centrale, fu tentato parecchie volte di portare la sede comunale in posizione più comoda per tutti gli abitanti. Certo, prima o dopo la sede sarà portata sulla strada nazionale, ove sarà portata la scuola di Confiente, con un abitato di nuova fabbricazione che risponderà ai veri dettami di igiene. Anche di questa scuola fu fatto il progetto per trasportarla in una nuova sede e scelta località, ma la sopravvenuta guerra mondiale, parliamo della prima guerra mondiale, ne impedì la costruzione. Quindi racconti di 100 anni fa che ci portano a considerazioni di un tempo, considerazioni che suggerivano il trasporto del comune, della sede comunale di Corte Brugnatella da Confiente a una località più comoda. Come sappiamo, poi nel 1926 la sede fu portata a Marsaglia e periodo in cui il comune di Corte Brugnatella passò dalla provincia di Pavia alla provincia di Piacenza.